Eccoci qui, allora, con che piacere rivederti, che era un po' che non ci si vedeva, almeno così, con via schermo. Cosa vi posso dire? Vi posso, come accennava Giulio, parlare un po' del settore elaborati, diciamo così, settore elaborati barra temi. Sono previsti, penso Francesco vi dirà, almeno 10 esercitazioni, e queste esercitazioni sono a rotazione sulle tre materie degli iscritti, quindi civile, penale e amministrativo. La traccia viene scelta e somministrata da me e da Giulio, facendo un attimo il punto e cercando di saggiare un po' a che punto siete della preparazione. Quindi a volte si sceglie di puntare di più su argomenti giurisprudenziali, altre volte su argomenti, come dire, un po' più istituzionali. In tutti i casi, in entrambi i casi, noi vi spingiamo sempre a comunque provare a scrivere, a buttare giù qualcosa, se non altro un po' per superare quello scoglio che è il foglio bianco all'inizio dell'elaborato, un po' perché giustamente questo è il percorso di preparazione, non si deve fare bella figura qui, la bella figura va fatta in sede concorsuale, qui è importante cimentarsi con le proprie forze, quindi senza aiutini esterni, e provare a mettersi in gioco e a capire come si può rendere per iscritto quello che si è studiato, o comunque si cerca di ricostruire una traccia di cui non si sa ancora bene, perché abbiamo provato più di una volta a chiedere ai ragazzi di scrivere su un argomento che è stato poi trattato all'incontro successivo. Quindi questo serve sia per non fossilizzarsi, non siamo a scuola, vi ripeto, non ci sono voti che vanno a fare media con qualcosa, qui è proprio una palestra che serve a voi per cercare di prepararvi al meglio la prova scritta. Quindi il nostro essere cattivi è voluto ed è voluto proprio perché è finalizzato all'obiettivo che è quello centrale che seguiamo tutti. Scendo ancora un po' più nel dettaglio di come vengono strutturate queste prove. La traccia viene data e voi la potete svolgere in autonomia, puntando sulla vostra, come vi dicevo, serietà nel concentrarvi per il tempo dedicato alla traccia. Dico questo perché eravamo abituati a concorsi da 8 ore. In realtà adesso sappiamo che con questa normativa emergenziale più o meno prolungata, il concorso in magistratura, per esempio, è stato ridotto come numero di ore. Quello per procuratore, che se andrà invece a svolgere la settimana prossima, no, è rimasto da 8 ore. Quindi, in base anche al tipo di concorso a cui puntate e il tipo di impiego a cui aspirate, anche voi dovete ritagliarvi più o meno ore per svolgere la vostra traccia e svolta la prima volta a mano, perché bisogna vedere e curare un aspetto pratico, molto pratico, ma molto importante, che è la scrittura, perché scrivendo male purtroppo il compito diventa illeggibile e la commissione non va oltre, perché è un problema serio e su cui non si riesce a passare oltre. Fatto questo, quindi dopo un primo approccio con la scrittura, quando vediamo che la scrittura può andare bene, si passa invece al contenuto, quindi gli elaborati vengono svolti con Word, vengono poi mandati via mail e vengono restituiti corretti con il giudizio. Questo abbiamo provato e per esperienza siamo arrivati anche a elaborare questo ulteriore step di, come dire, di esercizio, che è quest'ultimo di cui vi parlo, che è il tornare a scrivere a mano. Quando ci si avvicina al concorso a cui si è scelto di partecipare, lì si ritorna a scrivere i temi a mano, perché l'esercizio fisico, la stanchezza che dà a scrivere un tema a mano, come quello che diceva Giulio all'inizio, più tempo si risparmia, meno si scrive e meno si è stanchi per il giorno dopo. Quindi saltare la brutta o comunque essere allenati con i muscoli della mano a scrivere per 8 ore è un esercizio che non è da, ed è uno sforzo che non è da sottovalutare. Quindi l'ultima parte di preparazione al concorso si fa di nuovo scrivendo tutto l'elaborato a mano. Che dire, le parti fondamentali sono queste. Poi man mano che uno arriva, come dicevo, aumenta il suo livello di preparazione, aumenta l'impegno che è richiesto, aumenta anche la severità di giudizio. È normale che per chi è all'inizio una preparazione
universitaria o non si è mai cimentato a scrivere un elaborato finalizzato a un concorso, è normale che anche i suggerimenti, i consigli che vengono dati per migliorare sono diversi. Quindi l'obiettivo finale delle prove scritte è proprio aiutarvi e guidarvi ad arrivare ad avere una buona tecnica di redazione dell'elaborato e una buona tecnica anche nel gestire le vostre ore che avete a disposizione e mettere per iscritto tutte le conoscenze, o la gran parte, speriamo, delle conoscenze che avete acquisito e che acquisirete durante con lo studio dei cronopercorsi e durante gli incontri che facciamo ogni 2 settimane. Posso dire una cosa io, Emilio, perché ti ho fatto, io, non ti ho, io ti ho presentato prima, ma scusate se ogni tanto mi alzo, ma come dire, sono seduto tutto il giorno, mi sgranchisco ogni tanto. Allora, questo signore che vedete qui è una delle mie più grosse soddisfazioni. Cioè, non è che vi sta parlando un signore qualunque, vi sta parlando un signore che ha fatto il percorso con me, è stato anche il mio praticante. E ha vinto la bellezza di procuratore dello Stato, magistratura ordinaria e avvocato dello Stato. Detti tutti, Emi? Sì, sai che sono Benissimo. timido poi, quindi sì, li abbiamo detti tutti. Esatto. Adesso è collega avvocato dello Stato a Torino. Come me, ha scelto di fare l'avvocato dello Stato piuttosto che il magistrato, potendo scegliere, d'accordo? Io ho vinto anche l'ordinario. Quindi vi parla in questo momento da Torino. E quanto tempo fa Emi eri più o meno nella posizione loro? Perché questo è importante dirglielo. Eh beh, il concorso da procuratore ho fatto gli iscritti nel 2017, Perfetto, quindi quindi quando abbiamo 5 anni iniziato. fa lui era esattamente come lui. Adesso è addirittura, ripeto, non è procuratore dello Stato, è avvocato, cioè ha fatto anche il doppio concorso. D'accordo? Come sapete, anche il concorso d'avvocato è aperto. Per cui cioè, ha vinto pienamente tutto, ma ha vinto pienamente tutto perché Emilio è uno di quelli che quando si mette a fare cose le fa con una certa costanza, una certa serietà. Questo che significa? Significa che fare le cose con una certa serietà, seguire quello che uno vi dice, eccetera, alla fine paga. Dipende solo da voi, ragazzi, mi raccomando. Scusa, Emilio, ti ho interrotto, però ci tenevo No, perché prima ti ho presentato, ma no, non vorrei, capito, che ti prendessero. Del resto vedo tutti i fascicoli dietro, quindi probabilmente l'idea sarà fatta, che se no sì, no, si non è fa finire. scenografia, sono veri. È tutto vero, purtroppo. Benissimo, dai. Però vedete, Emilio c'ha una prerogativa incredibile. Lo posso dire Emmy perché, come dire, mi considero un fratello maggiore di Emilio, oltre che a questo punto un collega onorato di essere. Maior, collega Maior. Emilio c'ha un pregio straordinario che è quello dell'umiltà, ragazzi. Cioè, è uno di quelli che non è che sale sulla cattedra, è uno di quelli che a capo chino, come feci io, come hanno fatto tanti, io direi tutti quelli che hanno vinto, ragazzi, ve lo posso garantire. Ma si è messo là con grande metodo, io non sono nessuno, ma posso dire la mia. No? E se mi ci impegno la dico. Ti ricordi, Emi, quella volta che eravamo all'Università della Sapienza, che no? Un Come po' di no? tempo che studiavi, mi dicevi, ma dico, ma. E io gli dico, abbi pazienza, vedrai che tutto quello che hai accumulato a un certo punto lo scarichi. E infatti l'ha scaricato. Scusami se ti ho interrotto, ma ci tenevo No, perché cioè. è un fratello maggiore. Invece io volevo solo fare, penso, una precisazione più che una correzione, perché avevo sentito prima dici che dal 2017 seguiamo la giurisprudenza e quindi i percorsi escono da qui, da questo seguire in modo puntuale la giurisprudenza del 2017. In realtà, e io mi ricordo perché c'ero, perché appunto ero lì, la seguiamo da molto prima, quindi tutte le crono elaborate vengono, come dicevi tu, da uno studio quotidiano di giurisprudenza che esce ogni giorno perché vengono pubblicati ogni giorno e vengono seguite, però mi ricordo che seguivi da ben prima, poi nel 2017 hai iniziato a metterle per iscritto e ben venga, sono state uno strumento più che valido per iniziare, come dire, per dare un ordine, perché poi escono, come hai fatto vedere nell'ultima schermata, tutte insieme, tutte le materie in contemporanea, poi però bisogna dargli un ordine anche per finalità di studio, per razionalizzarle tutte insieme. Quindi sono uno strumento molto valido per studiare, molto valido per aggiornarsi e sono veramente quello che serve per imparare, per entrare nel meccanismo del come si scrive e di come va seguita la giurisprudenza.